Buongiorno donne del cantiere, da Antonella Benanzato, Silvia Pittarello. Stiamo ragionando su quello che sta succedendo in questi giorni in cui appunto ancora la fa da padrone il lockdown con questa, diciamo, prolungamento appunto della chiusura delle scuole che naturalmente ha fatto scatenare un bel putiferio. E quindi noi abbiamo pensato di fare una cosa che potrebbe aiutare sia le mamme, sia soprattutto i ragazzi. Certamente, allora la situazione ovviamente è molto critica, anzi direi drammatica per i genitori che purtroppo devono far fronte a questa didattica a distanza nell'aspettativa che i figli possano ritornare in classe, cosa che purtroppo non sarà immediata, soprattutto per quanto riguarda le scuole superiori. Allora noi come cantiere vogliamo metterci a disposizione e creare un ambito in cui i ragazzi possano apprendere, essere stimolati dal punto culturale, arricchire le loro conoscenze e creare un contest, lanciare una sfida alle nostre donne del cantiere che sappiamo essere numerose e seguirci e avere competenze molto interessanti e specifiche, a mettersi a disposizione per le loro competenze, per i loro argomenti, per creare appunto questo tipo di formato nuovo. È un progetto sperimentale che abbiamo pensato di chiamare La Scuola a Modo Mio, hashtag Cantiere Scuola. E quindi lanciamo questo appello, vediamo quanti ragazzi e quante delle nostre donne del cantiere aderiranno. Esatto, lo scopo è quello che i ragazzi diventino protagonisti e insegnino ai ragazzi con la collaborazione degli insegnanti. Quindi cerchiamo ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco e cerchiamo ragazze, nel senso di donne, che li aiutino, insegnanti, che li aiutino appunto in questa loro impresa. Va bene, allora noi aspettiamo le vostre segnalazioni e vi invitiamo ad aderire. Cantiere Scuola. La scuola a modo mio. Grazie e buona giornata. A presto. Ciao ciao. Ciao.